passiamo a quello che è l'appuntamento, uno degli appuntamenti clou di TV Radicale, e cioè Una leggera euforia. Ecco, chiamiamo immediatamente Claudia Sterzi, aggiungiamo alla conferenza il dottor Marco Belelli, altrimenti conosciuto come Nino Telma, e il dottor Luca Maimone, lo contattiamo immediatamente, lo sto cercando, eccolo qui, perfetto, aggiungiamo anche il dottor Luca Maimone alla conferenza. Ecco, se potete mandarmi il video, Claudia si è già collegata, giusto? Sì, aspetta. Sì, vedo che... Oh, perfetto, ecco Claudia. Quale splendore di Nadina, altrimenti detta Claudia. Ecco, sta arrivando anche il dottor Luca Maimone, che è collegato, e aspettiamo il dottor Belelli. Marco, ci sei? No, sta ancora in via di connessione. Ehi, che cosa succede? Ciao. Cos'è questo Come va? rumore? Ciao Luca. Ciao, ciao. Cos'è Ciao. questo rumore che sento nelle mie orecchie? Non lo so, io non credo di essere, io ho un microfono, una cuffia regolare questa volta. Ma è la televisione accesa, Luca? No, l'ho spenta adesso con la web TV. Ah, ok. Ah, la web TV era quindi. Senti, ancora rumore? Ok, perfetto. Sì, forse è un rientro delle casse, forse. Aspetta. Ecco, vediamo un po' se Marco Belelli ci risponde. Pronto Marco? Senti ancora No, il adesso mondo? No, pare di ora va no, pare di bene. no. Ora va bene. Vediamo un po' se Marco non ci sta rispondendo. Trovo molto bene, Claudia. Ti trovo molto bene. Grazie, anche te. Grazie. Roberto invece lo vedo immobile. E io sono immobile, sì, in effetti sono immobile, non mi chiedo come mai. Senti Roberto, posso dirti una cosa? Sì. Io siccome volevo fare qualche minuto di introduzione su Bianzino perché sono andata per l'appunto al processo da pochi giorni, se vuoi intanto continuare a chiamare Marco e io intanto comincio con Sì, vabbè, un po' allora qualche facciamo minuto su così. questo. Cominciamo. Luca mi sopporterà qualche minuto se parlo un attimo di un altro argomento, proprio qualche minuto per introdurre e anche per fare l'anteprima la prossima settimana. Va bene allora Claudia, inizia pure, io adesso tanto favorisco l'ingresso in video di Claudia Sterzi e Luca Ecco, Maimone. Ecco, Claudia grazie. comincia pure, intanto io vedo di risolvere il problema del Senti, collegamento. appena Marco è disponibile ed è in linea, puoi metterlo direttamente in comunicazione con noi. Ok? Certo, perfetto. Bene, grazie. Allora, io volevo inizialmente saluto Luca Maimone, comunque che è già con noi, col quale poi parleremo appunto dell'argomento della serata che è sull'uso abituale delle droghe in generale, ma della canapa in particolare. E prima volevo un attimo fare un po' di relazione su quello che è stato l'appuntamento di questa settimana, cioè la partecipazione. Sono andata a vedere, assistere all'udienza, la terza udienza per il processo che riguardava il caso Bianzino ed è il processo a una guardia carceraria, un agente penitenziario per omissione di soccorso e per falsificazione di registro. Questa vicenda di Aldo Bianzino è una vicenda che è data nel 2007. È un signore di 44 anni che viene trovato con qualche pianta di canapa nell'orto, viene arrestato immediatamente insieme alla moglie, si lascia il figlio 14enne in casa da solo con una nonna anziana di 92 anni, si portano in carcere tutti e due, nel giro di 48 ore Aldo Bianzino muore in carcere da che ci entra come uomo in perfetta salute di 44 anni, nel giro di 48 ore ne esce cadavere, cadavere straziato secondo i parametri che spesso vediamo in queste morti naturali in carcere che vengono certificate come naturali e poi in realtà hanno sempre queste, queste cose che sono sempre uguali, che sono per esempio le costole rotte, il fegato che è scoppiato, il cuore che è scoppiato e tutto questo in genere viene attribuito alle manovre di rianimazione, cioè il carcere è un posto dove per rianimarti ti rompono le costole e ti spaccano il fegato molto spesso. Purtroppo, e diciamo anche i risultati dell'autopsia in questo caso erano molto discordi rispetto alla causa della morte. Ciò nonostante il processo principale, quello per omicidio colposo a carico di ignoti, è stato archiviato
ormai da diversi mesi, non ricordo la data esatta, ma mi sembra che sia quasi un anno che è stato archiviato ed è rimasto in piedi comunque questo processo all'agente penitenziario. E nel corso di quest'udienza abbiamo ascoltato una serie di medici legali che però non erano presenti al momento dell'avvenimento, mentre invece quelli che erano presenti non si sono presentati e non sono venuti all'udienza. Abbiamo sentito il cappellano e abbiamo sentito poi varie perizie anche tecniche rispetto ai video, perché nel corso del processo precedente, quello archiviato, era stato chiesto da parte della difesa l'acquisizione dei video completi di quella sera nella quale Aldo Bianzino è morto nel carcere Capanne di Perugia, mentre la polizia richiesta dall'autorità giudiziaria ha fornito una versione diciamo sintetizzata di tutta la nottata, dove c'erano 36 telecamere che riprendevano tutta la notte. In realtà poi il video è stato soltanto ridotto a 2 ore. È stato richiesto anche tabulati completi. Ciao Marco, buonasera, benvenuto. Ci sei? Sì, manda il video, sei in onda. O almeno io ti sento in onda. Allora sì, ecco, adesso è apparso il coso, metto su dove c'è scritto il tuo video, sì. Sei già in onda in diretta con noi, eh? Sì, sì, l'ho cliccato. Buonasera, vedi? Benvenuto. Ciao. Ci vedi? Bene, bene. Senti. Allora Marco, buonasera, io stavo facendo una breve introduzione e dicevo qualcosa rispetto al processo al quale ho assistito la settimana scorsa, ancora qualche minuto e poi passiamo a introdurre l'altro argomento col quale parlo con voi. E qui con noi anche Luca Maimone, che penso che tu stia vedendo il video. Sì, lo vedo, lo vedo. Ok, io stavo facendo un piccolo resoconto appunto su questo processo, ci sono una serie di diciamo dubbi, se non prove, che sono state giudicate non sufficienti per non archiviarlo. Il processo appunto è stato archiviato, quello per omicidio, e quello che ha avuto luogo invece è il processo all'agente penitenziario per opzione di soccorso, perché ci sono dei detenuti che hanno testimoniato di aver sentito i lamenti del detenuto dentro la cella fino da mezzanotte, mentre invece il medico è stato chiamato alle 8 di mattina. E bisogna anche notare il coraggio di questi detenuti extracomunitari che si sono sottoposti comunque a fermare il contrario di tutto quello che la polizia penitenziaria dice. Ci sono una serie di elementi insomma che ricorrono spesso in tutti i processi contro le istituzioni, perché spesso e volentieri poi si hanno falsificazioni di registro, modifiche di verbale, versioni discordanti, e alla fine non si riesce mai a capire come è andata comunque con una persona in buona salute in carcere e ne esce dopo 48 ore appunto cadavere, e poi cadavere straziato secondo certi parametri che sono sempre gli stessi. E fra l'altro un'altra cosa da rilevare comunque, e poi finisco e concludo, è che il 2 giorni prima dell'udienza l'avvocato di Aldo Bianzino, cioè della famiglia di Aldo Bianzino, ha ricevuto delle minacce. È entrato un uomo col viso coperto nel suo ufficio, ha spintonato la segretaria e l'ha diciamo impaurita e minacciata, ed ha lasciato delle scritte sul muro dell'ufficio dell'avvocato, cioè Bianzino, una croce, stop e un'altra croce, che è chiaramente un'intimidazione anche piuttosto pesante e che è una minaccia letterale anche alla vita dell'avvocato in questione. E questo per relazionare su questo, ma anche perché la settimana prossima vorremmo riuscire a realizzare un collegamento con quanti di questo processo si sono occupati, cioè la famiglia, il comitato per Aldo Bianzino, e in maniera da riportare un attimo alla luce questo caso che è emblematico per diverse questioni, emblematico dell'attualità giudiziaria italiana. Uno, per il motivo per il quale Aldo Bianzino è finito in carcere, che era semplicemente di avere qualche pianta di canapa nell'orto, e due, per la maniera in cui è stato appunto trattato come un criminale e sulla perdita completa dei diritti che lui ha avuto nel momento che è entrato in carcere, su come è morto, che poi ci ricorda anche tanti casi simili in qualche modo, e anche per tutto come si svolge il processo. La giustizia non è purtroppo uguale per tutti, e questi processi come quello Aldrovandi, come quello Cucchi, come quello per Nichi Gatti, come quello per Manuele Antonio, c'è un'infinita teoria di questi casi che purtroppo non vedono le istituzioni recitare una parte che non è certo delle migliori né delle più onorevoli. E detto questo, io ho finito col mio resoconto sull'avvenimento diciamo della settimana passata, di quella che è passata adesso, e introduciamo invece l'argomento del quale volevo parlare con voi, cioè che io ho chiamato l'uso rituale delle sostanze psicotrope in generale e in particolare della canapa, e introduco un attimo cercando di spiegare perché io l'ho chiamato rituale. Perché mi è sembrato che al momento che si fa un discorso
rispetto non all'uso ludico, né all'uso terapeutico, né a quello edilizio, perché c'è un'infinità di usi naturalmente della canapa, ma all'uso in qualche modo che si può definire spirituale o mistico o religioso, usando questi termini si rischia di incorrere in una confusione, perché antropologicamente parlando, diciamo che la magia è cosa ben diversa dalla religione, e in questo anche io volevo con voi inizialmente subito interloquire anche per mettere a fuoco esattamente di cosa parliamo. Io da un punto di vista antropologico la magia la vedo comunque legata a un rituale e legata anche alla terapia, tant'è vero che coloro che esercitavano la magia un tempo erano anche coloro che esercitavano il mestiere poi di medici, ai quali era affidato la cura dei corpi sia attraverso un intervento diretto ma anche attraverso la mediazione fra il corpo umano e quella che era poi una comunità spirituale con la quale mettersi in contatto attraverso le sostanze. Io mi rendo conto che di fronte a esperti come voi magari sto dicendo un sacco di sciocchezze, però cerco solamente di introdurre in qualche modo l'argomento e anche di esprimere la mia convinzione che alla fine esista anche un livello magico dell'esistenza e che questo livello magico sia una scienza esatta e non sia qualcosa di legato alla religione, ma sia qualcosa che è legato allo studio di energie, per esempio, o comunque di categorie che per adesso magari non vengono riconosciute ufficialmente, ma che molto probabilmente seguono delle regole ben precise e non sono affatto irrazionali come vorrebbero sembrare, per quanto in realtà siano ignote ma non irrazionali. E su questo, diciamo, vi porgo questo inizio di argomento e comincio dal dottor Marco Belelli e ti chiedo anche per favore sia a te poi a Luca di specificare voi stessi i vostri titoli, come volete essere conosciuti, come volete essere, diciamo, messi a fuoco durante questa intervista, così lo fate da voi e mi togliete un problema. Grazie Marco. Grazie a te, come devo essere conosciuto? Io sono bipolare, il mio nome è appunto Marco Belelli, al momento ho 4 lauree, una in scienze politiche, una in storia, un'altra in scienze storico-religiose, la quarta di nuovo specialistica in scienze storico-religiose e la prossima in antropologia culturale. Poi invece la parte più pubblica è la parte legata al mio alter ego, il divino Thelma, che svolge una sua funzione. Ma per agganciarmi alle cose che tu dicevi, si può cominciare da diversi settori, da diversi ambiti. Tanto bisognerebbe appunto capire cosa si intende per magia. Ora, se noi ci riferiamo all'etimo, il magos greco e il magus latino significano semplicemente sapiente. Magi, poi hanno tolto l'H per una sorta di pruderie, ma in pratica noi i tre maghi ben noti li troviamo anche nei testi canonici evangelici, sono appunto i tre magi a cui è stata tolta l'H, che secondo il racconto evangelico andarono a rendere omaggio al nascituro, giungendo appunto dalla Caldea, perché la Caldea era nota per essere patria di sapienti, patria di Zoroastro per esempio, e di molti altri. Quindi se noi ci limitiamo al senso etimologico, è un senso puramente descrittivo, significa che stiamo parlando di sapienti che nel corso dei millenni sono sempre stati presenti in tutto il mondo, in tutte le sue articolazioni, per tentare di aiutare in qualche modo l'umanità a risolvere i propri problemi. Naturalmente qua ci stiamo riferendo ai livelli alti, poi come in tutte le categorie del mondo c'è per esempio il primario abile di grande conoscenza e poi c'è il medicastro di strapaese che naturalmente si arrabatta, anche se a volte è proprio il medicastro che riesce a risolvere il problema dell'umile individuo, mentre il primario famosissimo, lo scienziato famosissimo, non riesce a risolvere. Questo accade molto spesso.
quanto al discorso che quindi che tu ponevi su cosa si deve intendere e soprattutto se vi è una reale differenza tra magia e religione, questo è un discorso complicatissimo, perché se noi ci basiamo su tutto l'iter che questo ragionamento ha prodotto nel corso soprattutto degli ultimi due secoli, notiamo che gli studiosi oscillano fra opposizioni niente affatto contigue, sono anzi molto variegate, perché se viene paragonato il pensiero di Taylor a quello di Fraser, il famoso Fraser del ramo d'oro, o anche Moss, o anche De Martino, si nota che vi è una stratificazione di pensiero, per cui si va da colui che dice che la magia si trova allo stato meno evoluto della civiltà, e poi quello più evoluto sarebbe il livello scientifico, a chi dice il contrario, e quanto in particolare al rapporto tra magia e religione, c'è chi dice che esiste, c'è chi dice che è dubbio, c'è chi dice che non c'è alcun rapporto, c'è chi dice che sono esattamente la stessa cosa declinata in altro modo, e poi naturalmente ci sono diverse sfumature di pensiero, perché se il discrimine è che la religione non presuppone la coercizione dell'entità divina, in quanto il fedele supplica, prega, non impone alla divinità il suo volere, se è questo il ragionamento che in effetti alcuni studiosi fanno, però adesso noi sappiamo che non è esattamente così, perché esistono invece in varie parti del mondo dei culti dove è difficile sostenere che il fedele supplica. In realtà il fedele ordina, il fedele impone, il fedele esige e ammonisce la divinità dicendo: se tu non farai quello che io voglio e che mi aspetto da te, io ti punirò. E come si può punire una divinità? Naturalmente si può punire eliminando il sacrificio, per cui la divinità non sarà più adorata, ma sarà ignorata. Questa è una delle tante possibilità. Quindi, ma sai Marco, io più che altro volevo alludere in qualche modo alla possibilità che vengano compiute delle azioni, tra virgolette, magiche o rituali, anche senza per forza presupporre che siano rivolte in particolare a una divinità, o che ci possano esistere delle forme di miracolo, diciamo, o di divinazione, o forme di percezione in qualche modo che non sono riconducibili per forza a uno spirito al di fuori di noi, ma fanno parte proprio dell'individuo e delle potenzialità umane. E adesso volevo sentire Luca, e anche a te ti propongo lo stesso, diciamo, lo stesso inizio, poi anche aiutato da tutto quello che ha detto Marco. Ciao, mi chiamo Luca, io sono laureato in filosofia orientale, ho studiato molto le filosofie orientali, sono studioso di misticismo, stato di coscienza, uso di sostanze psicoattive, e la mia ricerca ovviamente è una ricerca indipendente, l'accademia l'ho abbandonata da tanti anni. Riguardo la magia, diciamo che la settorialità, no, diciamo, delle differenze tra religione, magia, terapia, sono, diciamo, abbastanza recenti poi nel tempo storico. All'inizio dei tempi, voglio dire, cioè, c'era il sacerdote, come era anche mago, in certo senso, curava, guariva e usava soprattutto piante, e questo è l'argomento, no, che ci interessa soprattutto, perché soprattutto da un punto di vista... Cioè, io sono molto interessato anche allo sciamanesimo, e nello sciamanesimo c'è più molto la magia, che è una magia naturale, in questo senso, perché c'è lo sciamano, che è un uomo che sa, che attraverso un grande lavoro su di sé, che di digiuno, di respirazioni profonde, e soprattutto poi, c'è una cosa che è un po' negletta nell'ambito pure religioso, c'è l'uso delle piante, che non sono droghe. Una volta si chiede a uno sciamano... Ma il peyote era uno sciamano peruviano, o meno messicano, ma il peyote è una droga? Lui disse no, la droga è l'aspirina. Anche in questo
anche questo bisogna ben intenderci, cosa è droga, cosa è non droga, e anche sull'uso del, che si fa, voglio dire, in un contesto sacro, religioso, l'uso di piante, voglio dire, sviluppa delle percezioni, delle sensorialità che sono, che comunque ampliano la coscienza e fanno sì che l'individuo si connetta col divino, che non è per forza un dio monoteista, voglio dire, creatore, ma è la percezione, la sensibilità che è diffusa in tutto il mondo, in tutto l'universo. Quindi il confine tra magia e religione è un confine un po' storico, in un certo senso. La religione in fondo cos'è? Comunque la già il termine religio, no Marco, tu, cioè vuol dire relegare in un certo senso, no? Recintare, quindi dividere, è quello che poi non è successo come la storia delle religioni. C'è una bella vignetta su Dolce Vita di quest'ultimo mese che dice, di un comico americano che dice, non ho capito, insomma, vi state ammazzando perché ha l'amico immaginario migliore, in certo senso, no? Comunque il discorso è molto delicato, sicuramente. Però certo, devo passare anche al... Dimmi. Sì, cioè, certo che è delicato, voglio dire, il mio stimolo in qualche modo che vi rivolgevo era proprio sul fatto che se è possibile poi in tutto questo discorso molto ampio e sicuramente molto, molto complesso su religione e magia e anche sull'uso delle piante poi psicotrope nell'ambito di questi campi, perché poi le piante psicotrope vengono usate sia nella magia che nella religione, però se non ci poteva essere anche una forma di ricerca di una divinità che è dentro di noi in qualche modo, che poi in qualche religione è anche accennato questo concetto, non è soltanto un concetto non religioso, viene anche accennato. Cioè se in qualche maniera quest'uso delle piante, oltre, cioè se si può interpretare la frase di collegarsi con la divinità, invece collegarlo con un concetto di scoperta di potenzialità che però sono già interne all'uomo e che non sono per forza da ascrivere a una divinità esterna. Era più questo un... Era se c'è un percorso interiore in qualche modo, perché poi quello che viene detto spesso in chi fa uso appunto spirituale o rituale delle piante è proprio che è una forma di percorso interiore. Io penso anche agli allucinogeni oltre alla canapa, tutto appunto veniva richiamato il peyote, ma si può richiamare anche la psilocibe, sono piante che in qualche maniera, e molti dicono che fanno compiere un percorso interiore di, se non altro, di autoconoscenza, che non obbligatoriamente poi contempla anche l'incontro con Dio, poi ognuno chiaramente interpreta gli stati di percezione alterata nella maniera, poi lo filtra attraverso il suo carattere e la sua personalità, però non per forza contempla un incontro con una divinità esterna, ma semplicemente magari l'incontro con delle parti interne che sono sconosciute. Claudia, non essere così clericale. No, non sono clericale, non voglio portarlo dove voglio io, siamo in tre, lo porto da una parte in maniera che anche gli altri lo portano dalla loro parte e magari poi insieme arriviamo a dire qualcosa di nuovo e veniamo a capo di qualcosa almeno fra di noi. Dimmi Luca. No, sono d'accordissimo con te, ma infatti il discorso sul anche terminologico, no? Voglio dire, del semantico, in fondo ogni. Io vorrei parlare un po' del problema droga in senso ampio, cioè nel senso che partire da questo. Droga, secondo lo Zanichelli, è ogni sostanza che provoca associazione, incide sulla biochimica del corpo, del cervello, e comunque ha una valenza negativa. L'etimologia è drug, vuol dire secco dall'olandese, ed indicava tutti quei medicamenti, piante, foglie che potevano essere usati dagli alchimisti, i medici nel corso del tempo, e che non aveva questa valenza così negativa. Quando noi parliamo di droga parliamo sempre del problema droga, il flagello droga, la guerra alla droga, cioè ci sono sempre poi paroline comunque abbastanza negative, no, associate. Ora intendiamoci cosa sono le droghe, voglio dire. Innanzitutto droga, se è veramente ciò che porta a soddisfazione, noi siamo pieni di droghe che portano a soddisfazione, e la più diffusa al mondo è lo zucchero. Lo zucchero raffinato, il bianco, è una droga e comunque ed è la più diffusa, anche più della nicotina o dell'alcol, perché la assumono certo. I bambini, voglio dire. In America quanti bambini si vedono che comunque bevono Coca-Cola dalle 10 del mattino? C'è potassio, certo. Se c'è caffeina, Coca-Cola. Ma ora tu parli di allucinogeni, anche questa parola, no? Nel corso del tempo è un po' cambiata, voglio dire. Cioè gli allucinogeni... un termine psichiatrico, infatti già Osmond, un psichiatra inglese trasferito in Canada, che è poi quello lì che ha iniziato il grande Aldous Huxley all'uso della mescalina, fecero insieme questa esperienza, con Huxley, una corrispondenza letteraria, crearono il termine psichedelico,
cancerogeno per loro era il termine in voga, anche era psicomimetico, perché i psichiatri usavano queste sostanze per mimare la psicosi, diciamo il modo per entrare nel mondo del malato, cioè dello schizofrenico in particolare, quale poteva essere quello di assumere delle sostanze che comunque creavano degli effetti e degli stati simili. Ora, loro volevano creare un termine un po' più neutro, che è quello psichedelico, che vuol dire da psichedele, no? Greco, che vuol dire mostrare l'anima. Questo termine col tempo, con gli anni 60, il flower power, Timothy Leary, tutti i casini che si sono creati, è stato comunque associato, oltre che ai stimolanti, a queste sostanze psicotrope, anche a, diciamo, a una cultura, a un momento. E allora altri studiosi, tra cui Watson, che era stato il padre dell'etnomicologia, colui che ha scoperto, è stato il primo bianco dagli anni 50 e poi a studiare l'effetto della psilocibina, sì, sul, diciamo, sull'uomo. E Jonathan Ott, che è anche un grande farmacologo, etnobotanico, e Carrack, che invece che era un grecista, uno studioso dell'età classica, lo chiamano il termine enteogeno, sempre dal greco, vuol dire che è composto dalle parole enteos, vuol dire la divinità interiore, divinamente ispirato, pieno di furore divino, e genestai, che vuol dire il verbo generare, divenire, e che vuol dire proprio quello che dici tu, divenire la divinità, cioè generare la divinità interiore, fare svegliare la divinità interiore. E invece, ed è questo secondo me che poi queste sostanze fanno cioè, diciamo, è l'esperienza più importante che queste sostanze portano, cioè il fatto che l'individuo ha dentro di sé la potenzialità di essere non un dio o il dio, ma di essere divino, cioè di partecipare a una sostanza, un'essenza che comunque è permeata in tutto l'universo. E queste sostanze sono un po' dei catalizzatori, degli acceleratori, li chiamano alcuni. Comunque ti fanno comprendere la divinità e la sacralità di tutto l'esistente. In questo senso, voglio dire, cioè il fatto semantico è molto importante. Anche Pannella lo ricorda sempre, no? L'importanza della questione semantica, diciamo. Certo. Selvaggio liberismo, liberismo selvaggio. Cioè cambia molto, diciamo, il senso. Sì, Marco, vuoi aggiungere qualcosa su questo? Anche qui ci sarebbero tante cose da dire. Tanto mi pare si sia molto concentrata l'attenzione sul concetto di droga e anche sul concetto di Dio. Ora, per quanto riguarda il concetto di Dio, se connesso strettamente agli individui, ci sono due prospettive molto divergenti. C'è la prospettiva creazionista, che è quella in auge in Occidente, che si è soprattutto consolidata dal IV secolo in avanti, quindi con la vittoria del cristianesimo dovuta fondamentalmente all'appoggio dello Stato e della forza militare e della polizia, perché se non si fosse usata la forza e la violenza, con ogni probabilità, l'Europa sarebbe oggi nella stessa situazione in cui si trova il subcontinente indiano, cioè vi sarebbe un diffuso politeismo. Però la situazione al momento è questa. C'è una prevalenza di una concezione monoteista e creazionista, per cui vi è un Dio creatore e poi vi sono i creati. In questa prospettiva, cosa al più si potrebbe dire? Quello che hanno detto gli gnostici, per esempio, cioè che dentro ogni individuo vi è una scintilla della divinità. Se però ci spostiamo nella prospettiva del subcontinente indiano e quindi inglobiamo anche tutte le aree contigue, il Tibet e via discorrendo, La situazione cambia, perché non c'è più un Dio creatore che è distaccato dal creato. Vi è, come in qualche modo accennava prima anche Luca, vi è un insieme di forze divine
tutte confluenti nella grande anima dell'universo e tutte protese verso il ricongiungimento con la dimensione globale. Quindi in altre parole, ci troveremmo di fronte ad una situazione di una divinità diffusa, non monocratica, poliformica. E tutti noi saremmo parte di questa divinità. Alla fine dei tempi, tutti noi, per successivi passaggi, confluiremmo poi nella grande anima. Questo per quanto riguarda. È chiaro che a secondo che uno fa una scelta in una direzione o nell'altra, essendoci tra le due concezioni un abisso, è chiaro che muta la percezione e mutano anche poi le conseguenze ultime, insomma. Invece il discorso più spicciolo delle sostanze cosiddette stupefacenti, beh, è noto che queste sostanze, per esempio quelle di derivazione dal papavero, che era da sempre coltivato ovunque, perché il papavero è una pianta che si adatta facilmente, a parte le zone artiche, tutte le altre sono idonee alla coltivazione. E infatti anche 2000 anni fa il papavero veniva coltivato nelle principali isole del Mediterraneo, se ne faceva largo uso, in Egitto e non solo. Tra l'altro in Egitto si è andati anche oltre il papavero. L'analisi di un certo numero di mummie reali, quindi gente che naturalmente poteva permetterselo, perché queste cose costano adesso e costavano anche allora. Allora, cosa si è trovato in queste mummie reali? Si sono trovate delle tracce di eroina, ciò che ha creato un grande problema a livello scientifico, perché secondo alcuni scienziati la cosa sarebbe impossibile. Ma siccome i fatti sono quelli, gli esami sono quelli, e non ha alcun senso dire è impossibile quando poi ci si trova davanti a una mummia che ha dentro delle tracce evidenti di eroina, e non solo una, ma parecchie, quindi casomai, più che dire è impossibile, occorrerebbe capire come hanno fatto i sapienti egiziani a produrre eroina, per esempio, 3.000-4.000 anni fa. Evidentemente ci sono riusciti. Peraltro erano molto avanzati come tecnica medica gli egiziani, riuscivano a effettuare degli interventi sul cranio per l'epoca assolutamente rivoluzionari. Indubbiamente, indubbiamente. D'altra parte, concludo, le sostanze che chiamiamo oggi stupefacenti, le droghe che oggi sono vietate, le cosiddette droghe, sono sostanze che fino a poche decine di anni fa in Italia e in tutta l'Europa erano vendute in farmacia, erano facilmente acquisibili, pagando naturalmente. Il laudano, l'oppio, la cocaina, erano tutte sostanze che chi poteva permettersene non aveva bisogno di far cose strane o correre rischi di nessun genere, perché bastava pagare e si potevano avere senza alcun rischio legale. Quindi è una questione più che altro di convenzioni. Va anche aggiunta un'ultima cosa, cioè che se la Costituzione della Repubblica Italiana garantisce il diritto di culto, non si può poi impedire ai seguaci di un culto che ritengano essenziale l'impiego, per esempio, del peyote. Non si può, perché impedire l'impiego del peyote o di qualunque altra sostanza che induca stati, per esempio, estatici, configura una sfacciata violazione del dettato costituzionale, ed e sarebbe come se ai cattolici si dicesse voi praticate pure liberamente il vostro culto, però sappiate che non potete usare il vino da messa. E sarebbe un'assurdità, perché come fanno i
i cattolici a celebrare la messa se non hanno a disposizione le ostie e quindi il pane che poi dovrà essere consacrato. Allo stesso modo non è possibile impedire ad uno sciamano che annunci per esempio una riunione di fedeli l'utilizzo per sé e per i fedeli di quelle sostanze che gli riterrà più opportune, perché non è lo Stato che può decidere quali sostanze lo sciamano userà o non userà. Lo sciamano userà ciò che riterrà opportuno e lo Stato deve stare fuori, deve assolutamente stare fuori. Benissimo, io sono pienamente d'accordo con te al 100%, purtroppo oggi poi gli usi rituali sono diciamo in diminuzione, anche se si notano delle riprese, in realtà è tutto un business, per cui vediamo che le piante vengono usate, alcune vengono rese illegali e vengono usate per un tipo di business, altre, io faccio l'esempio del tabacco, il tabacco veniva usato unicamente per scopo sciamanico in tutti i secoli precedenti agli ultimi 3 secoli, poi è stata selezionata una varietà che produce molti meno effetti rispetto a quella che veniva usata nel 1400-1500 nel Sud America, ed è quella che poi viene venduta, la nicotiana che viene venduta a noi sotto forma di sigarette, che comunque è perfettamente legale, come l'alcol viene dalla vite ed è perfettamente legale, e quindi vediamo proprio come ci sono diversi tipi di business legati a delle piante che vengono discriminate secondo dei criteri che sinceramente sfuggono a ogni logica e a ogni razionalità, perché non è per niente pertinente il livello di proibizione col livello di rischio reale per la salute sia propria che degli altri legata alle varie sostanze, non c'è alcuna corrispondenza. E tornando al nostro appunto argomento sull'uso rituale, sull'uso spirituale o come vogliamo chiamarlo appunto, allora andiamo un pochino proprio a cercare di capire in tutto questo discorso che abbiamo fatto molto allargato sul contatto col mondo degli spiriti, sull'uso rituale, sulla magia eccetera, in quale punto si inseriscono le piante appunto in questo rapporto fra l'uomo e ciò che lo circonda, e quindi diciamo un po' tutto l'esterno che lo circonda, anche quello che lui non conosce o quello con il quale magari si potrebbero avere dei rapporti migliori, perché poi vediamo che il rapporto che noi abbiamo con l'ambiente in realtà non è per niente soddisfacente sotto tantissimi punti di vista, per cui magari il discorso sulle droghe coinvolge anche il rapporto dell'uomo con le piante e in qualche modo coinvolge, oltre al discorso magico e spirituale, anche il discorso ambientale, che poi comunque si ricollegano, perché molte religioni comunque danno molto valore al rapporto dell'uomo con la natura e all'armonia dell'uomo con la natura e col cosmo che lo circonda. E su questo, Luca, ti do la parola a te. Allora, l'uso delle piante e l'uomo, cioè, è un tema proprio, secondo me, di una fondamentale importanza. Io faccio molto mie le tesi di Terence McKenna, che è un botanico scomparso qualche anno fa, che sono molto ardite, ma secondo me hanno un gran senso, perché la sua tesi è che l'uomo, il rapporto delle piante, a parte che è antichissimo, voglio dire, soprattutto cioè, lo sciamanesimo è una prova lampante di questo, ma lui dice che anzi, che non solo ci sta questo uso e quindi lo sviluppo della sensibilità religiosa, dell'incontro col divino, della guarigione, dell'incontro con gli spiriti dei morti, eccetera, ma anzi lui dice che proprio l'incontro con le piante, in particolare con i funghi, no? Con la psilocibe, la Strofaria cubensis, nel tardo dal passaggio dal paleolitico al neolitico, ha fatto sì che l'incontro dei primi ominidi, cioè dell'Homo habilis, l'Homo africanus, l'incontro con queste nelle terre bose, diciamo nelle savane, tutto il resto, tra le varie scelte di frutta, bacche, cibi, l'uomo abbia incontrato il fungo. E questo incontro è un incontro veramente importante e che ha fatto sì che un certo, questa è una tesi un po' particolare, io voglio dire, però non mi sembra una cazzata che in questo incontro ci sia sviluppata un'autocoscienza, che proprio l'incontro col fungo, cioè l'assunzione di questi funghi, ha fatto sì che si sviluppasse la parte del cervello che comunque erano un po' addormentate, oppure l'evoluzione non le aveva ancora fatte sorgere.
Quindi è anche un discorso evolutivo. Cioè lui, proprio questo incontro fa sì che ci sia stata una presa di coscienza da parte dell'individuo, uno sviluppo delle capacità linguistiche, perché proprio la psilocibe agisce su aree cerebrali in cui è molto le aree cerebrali del linguaggio e anche dell'immaginazione e anche delle aree della sessualità. Quindi tutto questo ha fatto sì che ci fosse stato pure un salto evolutivo in cui l'uomo, imparando a comunicare linguisticamente, avendo una scelta riproduttiva più forte, ha fatto sì che comunque ci sia il passaggio all'Homo sapiens. Questa è la tesi, sì, comunque un po', quando la dico mi tremo un po', però a me sembra molto plausibile, voglio dire, avendo sperimentato la psilocibe, conoscendo un po' gli effetti, secondo me è una sostanza straordinaria, di una potenza, di una delicatezza, penso sia abbastanza valida. Quindi questo incontro con le piante ha fatto crescere anche comunque il sentimento della sensibilità religiosa, che dice McKenna che non è una sensibilità tra le altre, ma è proprio la sensibilità religiosa, quel fatto di essere connessi col tutto. Poi questo è un discorso mistico, no? In un certo senso, di non essere un ego separato, quindi voglio dire che ho osservatore giudicante, ma essere una parte di un cosmo e di un sistema più ampio. Questo comunque in sintesi potrebbe essere il discorso sulle piante, vuol dire che porta effettivamente a un'unione con una parte dentro di sé celata, addormentata, ma che può essere svegliata semplicemente assumendo delle sostanze. Ovviamente bisogna essere un po' preparati in questa assunzione, in questo porgersi, no? Diciamo, comunque sono delle sostanze sacre, sono dei sacramenti, i veri sacramenti sono questi, cioè non è l'ostia, il vino, voglio dire, lasciano il tempo che trovano, l'officiante che porge l'ostia e beve il vino, cioè voglio dire, il fedele che esce dalla messa, come entra, così esce. Ma se si va da uno sciamano e si sta lì, voglio dire, e si riceve questa presenza e si mangiano queste sostanze, sicuramente qualcosa ci trasforma. Ed è proprio questo il discorso, che noi l'importante è. No, l'importante, voglio dire, la cosa fondamentale è credere nella nostra evoluzione, cioè che come esseri umani siamo a un momento in cui veramente di difficile passaggio. Quindi c'è una sorta di evoluzione della coscienza individuale anche per affrontare i problemi politici, secondo me è necessaria in questo momento. E anche per scoprire, come dicevi tu, la questione ambientale, che quando l'uomo, in quanto ego separato, pensa che il mondo in cui abita sia non la casa, ma un territorio da esplorare, da sottomettere, diciamo, i valori della cultura patriarcale, no? Diciamo, infatti McKenna usa molto i termini del patriarcato e del matriarcato, cioè proprio l'esperienza con la psilocibe ha fatto sì anche che quelle società fossero una società di condivisione, in cui, voglio dire, c'era una parità tra uomo e donna, c'era un'attenzione alla qualità della sensibilità, della femminilità, della ricettività, voglio dire. Tutto quello che è venuto dopo, il passaggio da... Infatti stiamo parlando delle società che comunque erano nomadi, pastorizia, l'incontro con gli animali che si stavano addomesticando, le vacche, e poi il passaggio invece era una società di agricoltori, quindi poi con la nascita della proprietà privata, della difesa da parte del maschio della propria discendenza ereditaria, la possessione del figlio e tutto il resto, voglio dire. Sono poi temi che comunque vanno in una direzione di controllo, di dominio. Sì, dove stiamo affrontando veramente dei temi anche tantissimo allargati, che alla fine è quasi impossibile riuscire a... Sì. Riuscire ad andare in fondo, perché richiederebbero anche tanti altri interventi. Sicuramente sono d'accordo con te su quello che hai detto, cioè sicuramente va fatto presente un rischio nell'assunzione delle sostanze. Io questo lo dico non tanto per la canapa, ma anche per la canapa, ma particolarmente per le cosiddette sostanze allucinogene. È chiaro che ci sono dei rischi legati all'uso di queste sostanze, perché comunque, come dici te, è giusto anche dire che bisogna essere preparati e che non sono cose che vanno assunte in maniera così, infatti io parlavo apposta di rituale, vanno assunte con un certo rituale, cioè con delle regole che poi rendono il gioco divertente invece che tragico, e sono le regole che vanno rispettate, dei rituali.
E a questo proposito, adesso un po' in non finale... Non volevo essere paternalista, però, eh? Non volevo essere paternalista, assolutamente. No, no, io sì, invece, lo voglio essere, però nel senso che voglio dire che assolutamente non stiamo dicendo che la psilocibe si può andare sui monti, raccoglierla e domani tutti possono andare e mangiare 20 funghi di psilocibe sui monti, perché assolutamente mi sentirei un incosciente a fare questo invito alle persone. Cioè, giustamente hanno bisogno di un rituale, bisogno di preparazione. E a questo proposito, appunto, volevo chiedervi a tutte e due, adesso in chiusura, se ci avete qualche esempio proprio pratico da raccontare, qualche racconto, qualche episodio storico proprio rispetto all'uso rituale, sarebbe perfetto se fosse la canapa in particolare, però anche di altre sostanze, proprio mettere a fuoco qualche episodio, qualche tipo di rituale specifico che veniva o che viene usato con e attraverso le sostanze psicotrope. E ti chiedo a te, Marco, per primo. Carattere magico mi è capitato nel corso degli anni di predisporne molti. In qualche caso sono state anche utilizzate sostanze particolari per favorire la nascita di uno stato di partecipazione statica. Non sempre, direi che i casi in cui si è fatto sono tutto sommato minori rispetto a quelli che non hanno previsto l'impiego di sostanze particolari. E questo perché? Perché è possibile raggiungere il livello di estasi o comunque livelli di alterazione della coscienza, se vogliamo utilizzare questo termine, anche senza utilizzare delle sostanze che potrebbero in certi casi avere effetti dirompenti. Faccio infatti osservare che molti mistici, sia dell'Occidente che dell'Oriente, hanno raggiunto in passato lo stato estatico anche senza utilizzare sostanze particolari, ma per esempio ricorrendo al digiuno, alla riduzione degli alimenti all'essenziale, attraverso il respiro, attraverso l'uso del respiro. Certo, attraverso l'uso del respiro, perché vi era tutta una tradizione, la tradizione che era chiamata proprio la via del cuore, si cercava di concentrare la mente in direzione del respiro e in direzione del cuore, che era considerato il centro vitale principale. Si riusciva in certi casi quindi ad ottenere... È saltato l'audio? Bloccato. Credo che sia saltata la connessione con Marco, Claudia. Ok, allora adesso io sento Luca e te intanto se la rimetti in piedi. Sì, dovrebbe rimettersi in piedi da sola. Ok, va bene, allora andiamo avanti. Anche io sono d'accordo con Marco. Fai te, Luca. Come vuoi. Vai, sì. Dimmi. Sono d'accordo anche io che ci sono altre strade comunque di esplorazione della coscienza, di espansione, voglio dire, attraverso il respiro, la deprivazione sensoriale, il digiuno, eccetera. Io per esempio sono un meditatore, da molti anni, da più di 10 anni seguo la strada e gli insegnamenti di maestro Osho Rajneesh, il mio grande maestro che mi ha insegnato tanto e mi ha fatto apprezzare e vivere la vita come se fosse un'avventura e non una tragedia. E quindi capisco molto il senso, però sono anche d'accordo con, sempre con McKenna, che dice: se questi strumenti sono così potenti, così forti, perché non utilizzarli? No, è un po' quello che diceva Timothy Leary negli anni 60, cioè noi non ci fate usare i psichedelici, in quegli anni era molto diffuso l'LSD, perché sono pericolosi e tutto il resto, è vero che
sono pericolosi nel senso che bisogna essere preparati, sono meno pericolosi ovviamente del caffè, della nicotina, dell'alcol, della cocaina, eccetera, perché non portano a secrezione, non hanno effetti collaterali, tutto il resto. Quindi, ed era proprio il paradosso che diceva lui, è come se gli scienziati, biologi, fisici, chimici non potessero usare il telescopio, il microscopio, eccetera, no? Per esplorare la mente e il cervello, voglio dire. Quindi è come se dovessimo utilizzare degli strumenti antiquati, voglio dire, pre-copernicani rispetto invece all'esplorazione che potrebbe venire attraverso. Io li chiamo enteogeni, te l'ho detto già, la parola né psichedelica né antropologica non mi piace più, ma preferisco enteogeni. Però sicuramente parallelamente ci vuole un lavoro di consapevolezza, di osservazione di sé, cioè un lavoro, come lo chiamava il mistico Gurdjieff, no? Che quindi, poi a livello politico è quando noi diciamo che ci vuole informazione, esattamente la trascrizione di questo discorso sul livello politico. Cioè ci vuole consapevolezza, esatto. Vuol dire per avere consapevolezza ci vuole informazione, perché come si può essere consapevoli se non siamo informati in maniera corretta, giusto? Ma assolutamente, come possiamo, voglio dire, educare i ragazzi, insegnare ai ragazzi? Voglio dire, proprio qualche giorno fa leggevo che c'è una grande diffusione di psicofarmaci tra i ragazzini di 16-17 anni. Che se li prendono da soli, voglio dire, senza sottoscrizione medica, cioè, questo è un problema. Voglio dire, se le persone devono, voglio dire, sperimentare, che comunque Tosso diceva che comunque la gente si droga perché è infelice, perché vuole dimenticare. Invece Huxley, secondo me, molto più saggiamente diceva che la gente si droga, usa inebrianti, usa l'alcol perché la gente vuole trascendere se stessa. Con trascendere se stessa vuole trascendere la propria coscienza ordinaria, cioè l'io di tutti i giorni, un po' annoiato, un po' raccapricciato, non dal quotidiano grigio, voglio dire. Però ovviamente bisogna anche far sì che ci siano strumenti adatti, informazioni, conoscenze, voglio dire, non possiamo gettare le persone così allo sbaraglio, gli individui, soprattutto i giovani. L'anima è esiliata da troppo tempo, per farla rientrare ci vuole molta cautela, ci vuole molta disciplina anche, in un certo senso. Va bene. Marco, sei tornato? Ma sì, perché a un certo punto è sparito il coso. Era caduta la linea, allora ho dato la parola a Luca. Sì, vuoi continuare quello che stavi dicendo? Ma io adesso mi pare di avere quasi concluso. Mi pare l'ultima cosa che avevo detto era che l'impiego di certe sostanze deve o almeno dovrebbe essere previsto sotto il controllo e la direzione di esperti, perché altrimenti se un neofita tentasse di gestirsi, anzi di autogestirsi, senza adeguate conoscenze potrebbe andare incontro a gravi conseguenze. Questo è indubbio. Si tratta di procedere passo dopo passo con una certa gradualità e avendo ben chiaro cosa si vuole ottenere, dove si vuole arrivare, qual è la meta ultima, se è l'illuminazione, se è la conoscenza e la conoscenza di che cosa. Di solito chi si mette in questa via è un soggetto che non ama molto, o comunque meglio dire che non si ritiene molto realizzato. Si tratta di persone inquiete, instabili, insoddisfatte, il che non è di per sé un elemento negativo, perché a volte dall'insoddisfazione nasce poi l'esigenza di fare, quindi può essere che una persona insoddisfatta poi alla fine del suo percorso arrivi ad essere soddisfatta. Ma bisogna però procedere, appunto, a mio avviso, con delle idee molto chiare sulla strategia, sugli obiettivi finali, possibilmente evitando di zigzagare da una scuola di pensiero ad un'altra, da un guru ad un altro guru, perché così facendo vi è il rischio poi alla fine di stringere nel pugno poco più di niente. Comunque
questo è un discorso che potrà essere eventualmente approfondito. Sì, senti Marco, mi chiedono una cosa dalla chat e mi chiedono se tu sei a conoscenza, se Gesù Cristo faceva uso di sostanze psicotrope. Io non ne sono a conoscenza, non vi sono elementi di prova di nessun genere né nei Vangeli canonici né in quelli cosiddetti apocrifi. Però l'acqua in vino l'ha trasformata, eh? Ma quello è un discorso, sai, molto, molto particolare, cioè il vino è psicotropo. Sì, lui ha trasformato l'acqua in vino, però va detto anche che questo tipo di miracolo, tra l'altro la tesi che io sto scrivendo è proprio sui miracoli in epoca romana, ora questo genere di miracolo, cioè per esempio la trasformazione di acqua in vino, non è che fosse una novità assoluta, insomma, perché gli stessi miracoli, chi legge per esempio la vita di Apollonio di Tiana lo sa, perché per secoli i cristiani e i seguaci di Apollonio si sono scambievolmente nominati seguaci di un mago. Per i cristiani appunto Apollonio era semplicemente un mago e per i pagani era Gesù Cristo invece un mago. Ora il problema è che sia gli uni che gli altri, sia i maghi pagani, sia il Nazareno, se ci si limita all'esame dei fatti, cioè dei prodigi da loro compiuti, si nota che sono molto simili. Anche Apollonio di Tiana ha fatto prodigi di notevole ampiezza quando si trova di ogni genere, dalla levitazione alla bilocazione, è una lunga carrellata. Ora naturalmente c'è, in questi casi è chiaro che chi non crede o chi desidera comunque combattere il proprio avversario mette in dubbio la storicità degli eventi. Gli avversari del cristianesimo devono necessariamente mettere in dubbio la veridicità degli eventi, mentre non è possibile mettere in dubbio la storicità dei due personaggi, perché vi sono prove storiche dell'esistenza sia dell'uno che dell'altro. Hanno compiuto dei miracoli? Ma lì bisognerà naturalmente capire cosa si intende per miracolo. È possibile. Ma poi non è tanto essenziale, no? Eh? Vuol dire, il fatto che Gesù o gli altri, o lo stesso Sai Baba, no? Il contemporaneo Sai Baba, cioè che abbia fatto miracoli, per me ai fini dell'evoluzione spirituale, dell'espansione della coscienza, secondo me non è tanto importante che questi abbiano fatto miracoli, voglio dire, cioè, ma è importante, non lo so. Per i fedeli, è importante per i fedeli. Ma a me già il problema è che ci siano i fedeli, è un problema già, secondo me. Che ci sia il fedele e quello da seguire, cioè siamo ancora nel primitivo, voglio dire, però non il primitivo gaiano. Sì, ma noi dobbiamo basarci non su quello che per poche elite può avere valore o può non avere valore, è un fatto che per le masse indubbiamente il miracolo ha una grande presa. Lo aveva 2000 anni fa e ce l'ha anche adesso, perché se no non si capirebbe perché ogni anno alcuni milioni di individui vanno nei vari santuari sparsi in tutto il mondo, e non solo quelli cristiani, perché ci sono anche quelli indù che producono gli stessi fenomeni. Ora, sì, ma per me sono forme di religiosità un po'... pare che l'atteggiamento corretto dal punto di vista scientifico sia... non negare il miracolo, tra virgolette, non negarlo, prendere atto che esiste quando esiste e poi cercare di capire come mai esiste, insomma. Perché se per esempio
individuo riesce a camminare sulle acque oppure a levarsi verso il cielo, alzarsi da terra, cosa che peraltro anche gli sciamani sanno fare, quindi oppure camminare sul fuoco ardente, anzi sui carboni ardenti, come peraltro sanno fare ormai centinaia e centinaia e centinaia di persone. Sì, quindi e poi c'è il grosso problema delle guarigioni. Ora, le guarigioni è un fatto... È un grosso problema, è vero. È un fatto che, per esempio, adesso abbiamo naturalmente le grotte cristiane, abbiamo i templi indù, eccetera, eccetera. 2000 anni fa, girando per il Mediterraneo, si sarebbero incontrati in continuazione i templi di Asclepio, il dio della medicina, e i malati andavano lì, si chiudevano nel tempio. Durante la notte il dio appariva loro in sogno, o certe volte neanche in sogno, ma loro lo vedevano apparire davanti a sé, e comunque sia, in un modo o nell'altro, indicava la soluzione, cioè indicava il modo per uscire dalla malattia. In certi casi poi addirittura si svegliavano ed erano già guariti senza bisogno di nulla, un po' come accade a Lourdes, dove appunto in certi casi... Un po' come accade in alcuni casi con i farmaci cannabinoidi, che vediamo delle persone che addirittura riescono a alzarsi dalle seggiole alle rotelle grazie all'uso, per l'appunto, proprio dei farmaci cannabinoidi. Beh, diciamo che quello che conta è il risultato. Ora, se il risultato, esatto, è che una persona che prima era malata, dopo un minuto non è più malata, è di lì che direi bisogna partire, senza escludere naturalmente che possano esistere delle forze, perché è evidente che esistono, è evidente, da quando esiste l'uomo questi fenomeni si ripetono. Allora si tratta di capire in cosa consistono queste forze che per ora sono sconosciute all'uomo comune, in cosa consistono, se sono forze latenti, energie latenti, poteri latenti, quindi racchiusi nel corpo e nella mente, oppure, cosa che io non mi sento di escludere a priori, perché non ha alcun senso escludere a priori ciò che non si conosce, è una posizione irrazionale, a mio avviso, quella per esempio dell'ateo, perché l'ateo dà per scontato ciò che invece non è affatto scontato, cioè che Dio non esiste. È molto più sensata la posizione dell'agnostico, che invece non prende posizione e dice giustamente che lui non è in grado, con i suoi limitati mezzi, di risolvere questo quesito, quello dell'esistenza degli dèi o di un Dio solo. Non è che cambi molto che sia uno o che siano mille. Tra l'altro non si capisce perché uno debba essere meglio di mille, cioè è un assioma, ma non ha senso. Bisogna che ti interrompo, Marco, perché siamo arrivati alle 22:15. Bene. E a questo punto vi posso dare un altro minuto conclusivo a ciascuno dei due, e dopodiché concludiamo, perché siamo già arrivati a un'ora piena di programma. Luca, vuoi fare il minuto conclusivo e poi Marco, e poi passiamo alla linea Roberto. Va bene, va bene. Volevo dire, io sono forse per forme di spiritualità un po' più, tra virgolette, laica, nel senso che mi interessa molto il discorso del Buddha, no? Che va un discepolo da lui e gli chiede: ma tu cosa sei, un dio? E lui dice no. Cosa sei, un demone? E lui dice no. Cosa sei, un santo? E lui dice no. Dice: ma cosa sei? Io sono sveglio. Se me l'importante per l'individuo in questo momento è svegliarsi, che poi la chiamiamo illuminazione, deificazione, tutto il resto non lo so, però comunque è importante, se me, è svegliarsi, aprire gli occhi ed essere molto, molto consapevole di sé e di ciò che ci circonda. Volevo porre anche un'altra cosa, volevo dirti, riguardo al fatto politico, secondo me un modo di rilanciare la battaglia antiproibizionista è quello di
in America c'è nato questo centro per lo studio delle libertà cognitive, e la libertà cognitiva secondo me è un tema molto importante, molto certo. Anche intelligente secondo me, perché comunque fa parte sempre della sfera delle libertà. È un discorso nuovo sulla libertà. Purtroppo siamo talmente indietro in Italia su questa sfera. Va bene, poi ne parleremo, ok. È veramente, grazie. Per adesso è un'utopia, perché figuriamoci, hai perfettamente ragione, ma prima della libertà cognitiva c'è addirittura quella fisica qua da recuperare e da difendere, figurati quella cognitiva. Ma quella cognitiva è connessa, voglio dire, perché c'è lo è Stato, certo, e che è connessa. Non possono impedire all'individuo di alterare la propria coscienza come vuole, voglio dire, con le sostanze o con i mezzi, che sia la meditazione, la... Certo. Se non c'è vittima non c'è reato, se questo non mette a repentaglio la salute, e specialmente degli altri, naturalmente se non c'è vittima non c'è reato, e quindi lo Stato non può intervenire con la legge lì dove c'è un uso privato, un consumo personale, per qualunque scopo esso sia, appunto che sia semplicemente ludico, senza nessuna domanda del genere di quelle che ci siamo poste stasera, ludico per divertirsi, punto e basta. Infatti non è un caso che siano... O che invece sia un uso invece ragionato, e che appunto c'è dietro tutta una serie di ragionamenti. Dimmi, volevi dire qualcos'altro? Infatti non è un caso che lo Stato permetta l'uso di sostanze come la nicotina e il caffè, che sono, voglio dire, certo, talmente certo. In sintonia con gli stili certo. Di vita. Ma parte della storia sociale della droga, infatti è così. Anche perché sono sostanze che sono perfettamente in sintonia con il lavoro, gli hobby. Esatto, certo. E infatti sono cresciute. Se noi fumassimo il caffè, il consumo di tabacco e caffè è cresciuto insieme alla civiltà industriale e anche, a tutto anche della cocaina, che è una droga egoica, certo. Che comunque permette di accelerare ancora di più. Le sostanze come la canapa ti fanno rilassare, faresti meno cose che non vuoi, vedresti il non senso di tante cose che noi normalmente facciamo e svolgiamo, vuol dire. E acquistiamo qualità più femminili, nel senso alto e archetipico della parola, nel senso recettive, sensibile e tutto questo. Grazie. Bene, grazie Luca, grazie. Marco, vuoi concludere un minuto anche tu? Ma guarda, io credo di avere detto sostanzialmente... Sì, molto hai detto, infatti. Per cui non credo vi sia molto altro da aggiungere. Mi sembra comunque che sia stata una discussione molto interessante... Bella, che merita, sì. E che merita certo poi di essere approfondita, insomma, in tanti modi. Perfetto. Quindi vi saluto tutti. Bene, saluto grazie tutti. Marco, grazie Luca. Roberto, ci sei? Sì, ci sono, eccomi, rientro anch'io nell'inquadratura. Devo fare i complimenti a tutti e tre, Claudia Sterzi, Luca Maimone e Marco Belelli, perché è stata veramente una puntata molto interessante, di una leggera euforia che ho seguito senza addormentarmi. Quindi succede di rado, perché alla fine della giornata della diretta, alla sesta ora, sono un po' stanco, e invece questa volta ho seguito tutta la puntata in religioso, ma non clericale, silenzio. Va bene. Hai fatto bene. Ringraziamo veramente tutti. Grazie, un ciao, grazie. Sicuramente da ripetere, da approfondire questa conversazione. Ringraziamo Claudia Sterzi, che ha mirabilmente condotto questa puntata di una leggera euforia, ripeto nuovamente il dottor Luca Maimone e il dottor Marco Belelli. Ritorniamo nello studio di Lecce, chiudiamo la conversazione e la conferenza. Bene, siamo anche oggi giunti alla conclusione, diciamo, delle nostre trasmissioni in diretta. È stata una giornata funestata, diciamo, nelle sue prime due ore, da problemi di banda, che però poi abbiamo brillantemente risolto, o meglio, le ha risolte l'ISP, cioè l'Internet Service Provider che ci fornisce il servizio, nelle successive 4 ore. Vedremo di riparare in fase di montaggio per recuperare quanto più possibile delle prime 2 ore di trasmissione. Ecco, un saluto veramente a tutti coloro che ancora sono in chat, sono addirittura 25, li salutiamo tutti quanti, e l'appuntamento è naturalmente per domenica prossima, 9 ottobre, a partire dalle ore 16. Un saluto a tutti.